Benvenuti telespettatori di Udinese TV e appassionati di volley alla prima puntata del 2016 di Sottorete. Abbiamo tanti contributi oggi dai campi, per cui cominciamo subito con il primo turno per i campionati nazionali in questo nuovo anno e iniziamo con una categoria che abbiamo forse un po' trascurato nelle settimane precedenti, ma che ha avuto un ultimo turno davvero interessante, la P2 femminile Girone D. Le nostre regionali si sono comportate piuttosto bene. Il Kions batte al quinto set fuori casa la più esperta Villorba. L'Euro Volley School smuove finalmente il suo punteggio e strappa un punto alla Teodora Ravenna, quindi sempre al quinto set, questa volta in casa. E la Libertas Trieste perde però fuori casa al tie break, non approfittando così dello scivolone della prima in classifica ad Una Padova e ritrovandosi dopo questa sconfitta alla ripresa dopo la pausa natalizia al quarto posto. Ma arriverà subito il momento di rifarsi per le ragazze di Mauro Rossato, perché il prossimo sabato, il 16 gennaio alle ore 17, ospiteranno proprio la prima in classifica, la Duna Padova, al Pallavascotto. E quindi ghiotta occasione per gli appassionati di volley per vedere un match di alto livello. E concludiamo, ne manca ancora una delle nostre portacolori, con le Villedis Farmaderbe Villa Vicentina. Abbiamo approfittato della prima casalinga delle ragazze allenate da Manuel Mannucci per andarle a trovare. Le sue giovanissime atlete si sono comportate davvero bene, perché contro la Fruvit Occhiobello Rovigo si trovavano sotto per 2-0 nel conto dei set, hanno avuto una grande reazione e hanno vinto al tie break. E allora andiamo subito a sentire le giovanissime ragazze di Villa Vicentina e l'allenatore, una nostra vecchia conoscenza, Manuel Mannucci, che hanno risposto anche alle domande più scomode. Siamo con Jessica Pulcina, una vittoria oggi che sembrava scapparvi di mano e poi ce l'avete fatta recuperare. Com'è andata dal campo? Sì, all'inizio abbiamo iniziato male, anche l'atteggiamento era un po' sbagliato, poi ci siamo riprese, abbiamo deciso di lottare tutte insieme e alla fine è andata bene. Ci siamo incontrate praticamente un anno fa e in quel tempo eravate ancora in Serie C. Allora, per te è il primo impatto con un campionato, insomma, nazionale. Come sta andando? Diciamo che la prima partita l'abbiamo vinta, ero molto, molto contenta, però dopo ci siamo un po'. Non abbiamo tanto giocato bene, perché forse la categoria è un po' diversa e quindi dobbiamo ancora dare l'approccio giusto. Però adesso ci stiamo abituando abbastanza. Siete una squadra molto giovane e questo secondo te vi condiziona durante il campionato? Non lo so, forse sinceramente sì, può essere. Essere giovani fa tanto. Manca un po' di esperienza forse, però mi sembra che la grinta la stiate mettendo tutta. Sì, la grinta serve sempre. Allora, un'altra domanda un po' più cattivella, perché insomma in questa squadra sei chiamata a un grosso sforzo, sei una delle ragazze che fa più punti, insomma alla quale si richiede un grande impegno in campo. Ti ha cercata qualche altra squadra prima dell'inizio del campionato? Sì. E perché sei rimasta a Villa? Perché volevi rimanere qua? Perché mi trovo bene con la squadra, con gli allenatori tantissimo e volevo provare una B2 con le ragazze con cui io mi sono sempre allenata. Allora, penso sia una risposta molto buona la tua. Complimenti per il cammino che hai fatto finora e ci rivediamo presto. Grazie, grazie a voi. Beatrice Molinaro, la specialista nei muri oggi. Com'è Sì, andata? almeno verso la fine ce l'ho fatta, perché i primi due set zero. Poi ho iniziato a ingranare, per fortuna, e meglio. E
Come avete cambiato l'inerzia di questa partita? All'inizio sembrate un po' spente, un po' quasi abbattute. Il primo set era partito bene, eravate avanti 16-10, poi vi siete fatte recuperare. Sì. Come avete interrotto questa catena negativa? Volevamo vincere, punto e basta. Abbiamo messo tutto quello che avevamo e è andato tutto liscio. Per te non è la prima esperienza in B2, la seconda ne hai fatta già una con Monfalcone. Hai notato differenze da quella che la tua esperienza già vissuta e questa? Secondo me questo campionato è molto più difficile rispetto a quello che ho fatto, sì. È infatti un campionato molto appiattito, molte squadre con vicine nei punti e d'altronde siete state brave a vincere con una squadra che ha sette punti più di voi. Sì, è vero, è vero. Ma in realtà anche questo è un problema perché tutte le partite che fai ci puoi mettere del tuo per provarle a vincere perché in realtà sono la maggior parte fattibili. Il problema è che sì, dipende da come entri in campo, la mentalità è il nostro problema principale, quindi se entriamo in campo concentrata ce la facciamo. Però mi sembra di poter dire che avete fatto un buon cammino finora. Sì, 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 sono felicissima. E allora complimenti e mi raccomando continua con muri e schiacciati. Speriamo, grazie. Eva Di Bert, oggi regista per lunga parte della partita, è la prima volta che viene utilizzata per così tanto tempo oppure no? Sì, 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 è la prima volta che mi utilizza per così tanto tempo e comunque mi sentivo, cioè, una grande responsabilità addosso e ho cercato di fare il meglio. Mi sembra che sia andata bene. Tu vieni dalla Pallavolo San Giorgina, come mai hai deciso di venire a Villa? Perché è un ambiente con ragazzi molto giovani, comunque della mia stessa età più o meno. Scusa, lo diciamo per i telespettatori, quanti anni hai? Io 18, appena fatti. E comunque è un ambiente sereno e si lavora molto bene, sia negli allenamenti sia nelle partite. E insomma, mi sento presa dentro la squadra, mi sono sentita presa subito dentro la squadra. Era una partita complicata, dall'altra parte una squadra che aveva più punti di voi, e come il gioco veloce, specialmente degli avversari, vi ha messo un po' in difficoltà? Certo, e comunque la palleggiatrice è molto brava, sapeva smarcare molto, però comunque nel complesso siamo riuscite a leggere abbastanza bene. È una squadra molto giovane, l'abbiamo detto anche con le tue colleghe, però questa da una parte è una difficoltà perché non avete magari poca esperienza, ma dall'altra può essere anche una forza perché siete imprevedibili. Esatto, c'è sempre la possibilità di crescere e bisogna lavorare per questo e per raggiungere i nostri obiettivi che ci abbiamo prefissati fin dall'inizio. E qual è l'obiettivo? Sesta in classifica. Ok, allora alla fine dell'anno ci ritroviamo, Eva, e vediamo. Va bene, grazie. Manuel Mannucci, dopo una vittoria un po' sofferta, l'ho chiesto alle tue ragazze come avete fatto a invertire un po' l'inerzia del match che sembrava essersi messo male, decisamente. Ma a dir la verità non lo so neanche io, nel senso che non è che ci sia un perché, no? La pallavolo è bella per questo, anche il primo set stavamo, non dico dominando, ma insomma giocando nettamente meglio di loro e poi da un momento all'altro si è invertita il trend della partita e l'abbiamo perso così, perché ci siamo persi noi insomma. Poi abbiamo incominciato a difendere e murare un po' meglio e è andato tutto bene insomma. Andando un po' più nel dettaglio, un argomento che magari non ho affrontato con le tue ragazze, siete apparsi un po' sofferenti in ricezione. È un aspetto che un po' vi accompagna in questo campionato oppure no? Diciamo, sono state brave le avversarie? No. Beh, loro hanno tre battitori di salto spin, che è una anomalia in questa categoria, no? Perché è veramente raro. E questo ci ha un po', sì, messo in difficoltà, anche se l'avevamo preparato, ma insomma no, evidentemente non è bastato. No, solitamente la ricezione non è proprio il nostro punto debole, ecco, quindi oggi era la particolarità dell'avversario. È un campionato piuttosto, diciamo, incerto, questo girone di DB2 femminile. Finora le squadre che avete affrontato, come ti è sembrato il livello?
Ma sinceramente è abbastanza buono. Io mi aspettavo qualcosa di peggio, infatti ero un po' più sereno. Sono sempre fiducioso perché insomma il gruppo è buono, è giovane, quindi sicuramente crescerà, o così mi auguro, insomma. Però c'è tante squadre come questa che insomma magari non ha gente che ha giocato in Serie A, ma sa fare bene tutto, squadre molto organizzate, e ce n'è diverse, quindi un discreto livello. E quindi in questo senso può essere anche una buona palestra per delle ragazze insomma giovani, 98, 99, 2000, magari a casa non lo sanno, però sono veramente ragazze giovani le tue. Sì, sì, beh, abbiamo tre tra 95 così, 94, e poi tutte le altre sono dal 98 in su, quindi sono veramente giovani, però insomma non devono farsi le ossa, ecco, come tutti, non è che ne parliamo che sono giovani, ma bisogna anche guardare, non giochiamo più l'under 18, giochiamo in B2, non conta più niente. Allora, giusto così, obiettivo, te lo chiedo, rimane ancora solo la salvezza? Sì, sì, assolutamente sì, adesso puntiamo a quella, se poi riusciremo a ottenere qualcosa in più, ben venga. Però insomma, dietro noi adesso abbiamo la Teodora, che è una squadra che investirà, comprerà giocatori, quindi dobbiamo pensare a prenderne qualcun'altra davanti, quindi no, piedi per terra, oggi è andata di lusso e quindi... Salvezza. Nuovi arrivi? No, assolutamente. Dalle giovanili forse. Ci abbiamo provato, ma mi sa che la rosa rimarrà questa. Ma sì, come ho detto anche alle ragazze, ci avevamo pensato anche per garantirci un futuro nella categoria, no? Però insomma, o veramente mettiamo qualcuno che ci faccia fare un salto di qualità, o io ritengo sia giusto che queste atlete abbiano la possibilità di giocare, come abbiamo scelto quest'estate, insomma, no? Abbiamo fatto una scelta precisa sapendo di correre il rischio di essere insomma in zona retrocessione. Nessuno rompe qui e quindi va bene così. Allora, complimenti, grazie e a presto. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Alessia! Eccola! Scusa! Alessia. Scusa! Rientriamo in studio per continuare a parlare di giovani atlete, perché durante la pausa invernale si è disputato un importante torneo che ha coinvolto praticamente molte compagini giovanili under 16 e under 18 del Nord-Est. Sto parlando della Winter Cup organizzata dall'Anderlini Modena, e due delle nostre regionali si sono classificate al secondo posto. Infatti la squadra under 16 Horizon Codri Pavine, allenata da Giulia Lodolo, è stata sconfitta solamente in finale, e così anche l'Etigaf Kions Fiume Veneto under 18, in questo caso, si è classificata seconda, sconfitta in finale dalla squadra di casa Anderlini Modena. Per entrambe le formazioni comunque l'orgoglio di aver giocato la finalissima in un tempio della pallavolo come il Pala Panini, davanti a 5.000 persone. Allora, complimenti a queste giovani atlete, le aspettiamo sui campi nazionali. Per quanto riguarda l'Etigaf Kions, è facile vederle perché basta andare a vedere la B2 femminile, che gioca la domenica alle 18, e quindi complimenti a tutti gli staff e agli allenatori, naturalmente alle ragazze che hanno giocato. Si è giocato anche un altro torneo importante, e rimaniamo in terra friulana, in questo caso a Kions, la quarta edizione del Memorial Gorgato, prima edizione trofeo CDA, trofeo al quale hanno partecipato le under 16, quindi parliamo sempre di ragazze molto giovani, di San Donà, Foppa Pedretti, Argentario Trento, Mirano e Anderlini Modena, quindi un torneo di alto livello che è stato vinto dalle ragazze di casa, sempre dal Kions Fiume Veneto, in una finale
piuttosto combattuta, ma vinta nettamente dalle ragazze allenate da Donatella Soldan. Diamo anche una veloce occhiata al settore maschile, per ora ci siamo occupate solo di ragazze, con la B1 maschile. La Viteria 2000 Prata perde fuori casa contro la seconda in classifica, ma solo al quinto set, e così facendo consolida il terzo posto. Facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo ai ragazzi di Sturam per acciuffare il primo posto, diciamo, di campioni d'inverno sembra un po' irraggiungibile, ma acciuffare il secondo posto nel corso del campionato, che vorrebbe dire promozione in A2. In B2 maschile invece vince lo Sloga Trieste, perde la Martellozzo al quinto set, mentre la notizia vera di questo ultimo turno è che l'Olimpia Gorizia, la giovane Olimpia Gorizia allenata da Fabrizio Marchesini, arriva per la prima volta alla vittoria al quinto set contro il Volley Treviso. E allora complimenti ai ragazzi di Marchesini, speriamo che sia la prima di una serie di vittorie che li porti, speriamo, alla salvezza. E concludiamo la rassegna dei risultati con la B1 femminile. L'ITAS Cittafiera Martignacco vince nettamente per 0-3 sul campo della Liugio Modena, mentre l'Atomat perde con lo stesso punteggio in casa della Don Colleoni Bergamo. Le ragazze di Marco Relato non sono riuscite a confermare le buone prestazioni precedenti la pausa natalizia. E veniamo alla partita che abbiamo seguito nel fine settimana. La CDA Talmassons vince per 3-0 in casa contro la Foppa Pedretti Bergamo. Una partita che è stata molto combattuta nel primo e nel terzo set, ma che la squadra allenata da Stefano Castagnaro è riuscita a portare a casa con un risultato netto. E allora andiamo a sentire che cosa ci hanno raccontato i protagonisti e le protagoniste subito dopo il match. Siamo con Stefano Castagnaro dopo la bella vittoria della CDA Talmassons contro la Foppa Pedretti Bergamo per 3-0. E quanto temevi il ritorno, Stefano, dopo una pausa natalizia piuttosto lunga? Poteva essere insidioso questo turno? Beh, sotto le feste ci siamo andati abbastanza bene, ci mancava un po' di continuità col nuovo anno, perché abbiamo concluso il 30 soddisfatti, insomma. Non avevano lavorato benissimo dopo, che poi è quella continuità che ci è mancata, perché poi tutto sommato il primo set abbiamo giocato, quindi secondo le nostre possibilità, secondo me, quindi non abbiamo giocato male, considerato tante cose. Era una squadra molto forte dal punto di vista fisico, quella che avevate davanti, e voi avete dovuto anche fare a meno di Rizzetto. E quindi nel complesso si può dire che comunque la squadra si è comportata, insomma, anche in maniera piuttosto esperta, non so come dire. Sì, diciamo che il Rizzetto è stata ferma per motivi precauzionali, poi magari ai più non salta l'occhio, però insomma ha fatto due cambi nel terzo set, quindi diciamo che ha dato delle possibilità anche ad altri di giocare, anche se gli errori principali sono venuti da chi ha più esperienza, quindi questa è quella cosa che non mi piace tanto. Però diciamo che ho provato a rischiare di giocare con gente un po' con ragazze che avevano giocato meno fino adesso, proprio per provarle in vista di impegni futuri. Ultima domanda un po' cattivella, te la devo fare, visto che l'ultimo turno, insomma, contro le Ali Padova non è andato proprio benissimo. Arriviamo sempre lì, proprio al limite della zona playoff. Ce la facciamo ad avere qualcosina di più? Ma io non credo che questa sia una squadra da playoff, nel senso che c'è un po' di esperienza dovuta a certi giocatori che hanno fatto delle storie importanti. Però faccio una disamina diversa, cioè anche la Rizzetto, che ha vinto il campionato ma l'anno prima era retrocessa, ed è un giocatore fantastico, quindi sono tante le componenti che ci portano verso un playoff e non credo che noi le abbiamo tutte, vista anche la concorrenza, cioè non è una squadra così esperta da B1 da dire punto ai playoff. Ti abbiamo vista parecchio chiamate in causa oggi e molto sicura delle tue possibilità, è vero? Ma diciamo che sì, anche se al terzo set in realtà alla fine
abbiamo fatto qualche errore di troppo, non siamo state in grado di tenere alto il livello del nostro gioco, ci siamo un po' adattate e ci hanno messo in difficoltà in ricezione con delle battute davvero insidiose al terzo set. Però per fortuna alla fine siamo riusciti a recuperare. Diciamo, il nostro obiettivo è sicuramente quello di limitare al massimo gli errori, perché ce ne sono stati troppi in molti frangenti, ecco. Questo è stato forse l'unica, diciamo, l'unico fattore negativo di questa partita, che per il resto insomma avete sempre condotto. Peccato per alcuni blackout, dei break subiti di 5-7 punti. È proprio questo che dovete evitare nei prossimi turni. Esatto, sì, proprio quello di cui stavo parlando, cioè dobbiamo riuscire a risolvere prima le situazioni, ecco, senza sprecare, e piuttosto insomma gestire la palla, aspettare un errore da parte dell'avversario, ecco, limitare quindi al massimo i nostri errori. Allora, la domanda classica che ho evitato a Stefano Castegnaro è per te invece, la classica è prossimo turno che sarà davvero difficile, con una squadra tecnicamente molto preparata, contro il Monticelli Brescia. Gli hai già dato un'occhiata? Sono arrivate delle notizie, insomma, sembrano giocatrici esperte che puntano anche molto sull'entusiasmo e insomma in casa loro poi non sarà una partita facile. Il nostro obiettivo è, al di là dell'avversario che andremo a incontrare, sicuramente cancellare le ultime trasferte che non sono state assolutamente positive. Tutto ciò che viene sicuramente sarà buono e l'importante sarà esprimere al meglio il nostro gioco anche fuori casa. Ecco. Oggi utilizzata al posto di una della colonna, insomma, di Antonella Rizzetto, come andate in campo a vederlo dall'interno? Beh, era da un po' che non entravo in campo, per cui sono contenta e niente, ho cercato di dare il meglio, visto che comunque le mie compagne di ruolo sono forti, esperte, per cui quando vengo chiamata in causa cerco di dare il meglio. Ma direi che un ottimo impatto anche contro una squadra un po' molto fisicata, cioè molto importante fisicamente. Il tuo ruolo non era facile, un po' sopperito anche con la tua velocità. Sì, diciamo che loro sono fisicamente molto dotate, sono giovani, tirano, infatti ci hanno dato molto filo da torcere. Io sì, ho cercato di fare un po' affidamento su un briciolino di esperienza in più che ho rispetto a loro e cercare sì di giocare magari contro il muro, cercare un po' di ovviare la loro fisicità. Per te è il primo anno in B1? Sì, prima esperienza, è stimolante e quindi insomma io la prendo positiva, ogni partita fa storia a sé, cerco di allenarmi, darci dentro e fare meglio che posso. Matteo Prezioso, allenatore di questa giovanissima Foppa Predetti Bergamo, una realtà un po' diversa dalla CDA Talmassons, insomma proprio per l'età delle atlete, il progetto che c'è dietro. Ce lo vuoi spiegare brevemente per i nostri ascoltatori? Niente, di fatto è un progetto, se lo vogliamo chiamare così, che tende a far giocare a ragazze di interesse nazionale un campionato un po' al di sopra le loro possibilità. Perché la B1 è un po' al di sopra di ragazze nate nel 99, 2000, 2001. E l'abbiamo commentato più volte, però noi l'avevamo già visto in azione qua in Friuli, le tue ragazze contro la Libertas Martignacco, e mi sembra che comunque un miglioramento sensibile ci sia stato rispetto alle prime battute del campionato. Sì, siamo migliorati, cioè, sarebbe anche strano che un gruppo così giovane con 4 allenamenti alla settimana non migliorasse. Non siamo ancora migliorati secondo me nella gestione dei momenti clou della partita. Noi quasi tutti i set che terminano 25-23, 30-28 come oggi, 27-25, noi li perdiamo quasi sempre, perché poi negli ultimi punti 3 giri di battuta sbagliate consecutive, scelta di attacco lungo linea quando forse era meglio provare un altro colpo o viceversa. E quindi secondo me dobbiamo crescere un po' in quello, nella gestione di quei momenti, perché poi credo che tecnicamente e come sistema di gioco, come organizzazione di gioco, possiamo essere considerati una squadra che in B1 tutto sommato riesce a giocare. Penso proprio di sì, visto quello che abbiamo visto. Un'ultima cosa, è sempre un po' antipatico parlare dei singoli, per cui te lo chiedo senza fare i nomi. Alcune di quelle ragazze che noi abbiamo visto in campo adesso le vedremo in Serie A? Secondo te? Se non le vedete è colpa mia, per cui
Speriamo di vederle. Secondo me 2-3 sì, hanno la possibilità per qualità fisiche, di testa, per come lavorano, dato che comunque sopportare un impegno di questo tipo denota anche una gran professionalità, pur in ragazze così giovani. Quindi sì, secondo me sì, nel qual caso chiederò di venire qua ad allenare, se mi riservato un posto nelle giovanili, perché non starò più ad allenare a Bergamo forse. Vabbè, allora perché no? Ci farebbe piacere. Ti ringrazio Matteo, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie, ciao. Rientriamo dal palazzetto di Talmassons per continuare a parlare di Miuno femminile, con un prossimo turno che si preannuncia davvero interessante. E cominciamo con le squadre, le nostre rappresentanti, che dovranno affrontare nell'ordine fuori casa le Ali Padova per l'Atomat Udine domenica 17 alle ore 18. Le ragazze di Marco Relato vorranno sicuramente riscattare la prova opaca offerta in quest'ultimo turno, mentre la CDA Talmassons dovrà andare in trasferta a Brescia contro Monticelli. Una sfida molto difficile per le ragazze di Stefano Castagnaro contro una squadra che le precede di un solo punto. E lì si vedrà un po' di che pasta sono fatte le ragazze della CDA Talmassons. E concludiamo con la sfida che seguiremo nel prossimo fine settimana, ITAS Cittafiera Martignacco contro Millennium Brescia. Partita prevista per domenica 17 alle ore 18 al Palazzetto Azzurri d'Italia di Martignacco. La squadra di Jacopo Cuttini viene da buone prestazioni, non ha nulla da perdere contro la prima in classifica e quindi sarà senz'altro una partita da non perdere. Allora, se vi piace la pallavolo, dovete assolutamente venire al palazzetto di Martignacco. E direi che è proprio tutto per questa puntata. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre su Udinese TV, sempre a Sottorete.